Buonasera e benvenuti. Scusate il ritardo, però come capirete l'appuntamento di questa sera veramente attraversa l'intero globo. Stasera il titolo dell'appuntamento: Santiago, Bergamo, Shanghai, tre città per tre ristoranti nell'anno del Covid-19. E una. Mi... Sì, mi si è acceso. Mi sentite? Sì. Sì, ok. No, perché c'era un problema che ho ricevuto dei commenti che non sentiva. Dicevo, l'appuntamento di questa sera racconterà dell'esperienza internazionale che queste tre realtà, queste tre città, stanno vivendo. Abbiamo per l'occasione degli ospiti veramente importanti che andrò a presentare tra poco. Andremo a capire quali sono le dinamiche, come le hanno vissute e quali soluzioni hanno intrapreso o che stanno intraprendendo, perché vedremo che proprio tre città per raccontare anche tre momenti differenti dello stesso problema. Allora, do il benvenuto ai nostri ospiti che adesso a cui sto riattivando le webcam, quindi mi dovreste vedere e sentire tutti quanti. Eccolo qui, Stefano Bacchelli, lo chef Enrico Cerea e Veronica Filippi, che saranno i protagonisti per questa prima parte. Stefano Bacchelli, chef da Vittoria Shanghai, una stella Michelin. E direttamente da Bergamo, Enrico Cerea, executive chef insieme al fratello della, insomma, iconica e storica Maison, da Vittorio a Brusaporto, 3 stelle Michelin. Buonasera, buonasera, benvenuti. Veronica Filippi, che rivedremo, l'abbiamo presentata, che è la nostra responsabile delle relazioni internazionali della scuola, che mi aiuterà dopo, ovviamente, nel duro compito anche di traduzione in spagnolo con lo chef Guzman. Veronica, ci vediamo più tardi. Buonasera, più tardi. Allora, iniziamo subito. Come vedete, vedo che lo chef Cerea è avvolto da un alone di nebbia proprio per legare al territorio di appartenenza dove si trova. E parto subito. Non ti sentiamo però. Aspetta, che non ti sentiamo. Enrico, ok, prova a parlare. Perfetto, perfetto, adesso ti sentiamo. Partiamo subito da te, insomma, perché siete stati sfogliando in questi giorni tra articoli, video, effettivamente non solo siete adesso protagonisti della ripresa, ma siete stati anche protagonisti di qualche mese fa, veramente nel momento più buio per l'Italia, ma soprattutto anche per l'intera città di Bergamo. Io voglio partire, diciamo, faccio il salto in avanti, quindi su come adesso subito voi vi siete approcciati in questa ripartenza e che cosa invece avete imparato, che cosa avete imparato da invece da questo momento. Allora, come tu hai detto, siamo ripartiti, siamo stati tra i primi a ripartire, non subito il lunedì in cui veniva indicato dal governo, ma pochi giorni dopo, proprio perché per attuare tutti i protocolli, le procedure che ci sono state giustamente imposte, abbiamo utilizzato un po' più di tempo del dovuto. Oltre questo, sai, questa situazione ha fatto sì che anche le merci non viaggiassero con la celerità, la velocità della vita normale, e così abbiamo aspettato di avere quasi tutta la carta completa. Mancavano giusto due o tre piatti per poter poi aprire. Abbiamo avuto la necessità di aprire perché economicamente parlando è stato veramente un disastro. Una cosa che ci toccherà anche nell'anno a venire, non solo il prossimo anno. E scusami, ma mi stavano chiamando qua, ero un po' distratto. Perché i ragazzi stanno lavorando qua in parte a me. E quindi, sai, noi non abbiamo un fondo che ci sostiene qua in Italia, non abbiamo soci esteri, siamo noi, ce lo siamo creati noi della famiglia. E la nostra è una macchina bellissima, stupenda, abbastanza anche robusta, corposa, importante, quando viaggia va a mille, ma poi quando si ferma sono veramente dolori. E così per riuscire a far fronte ai nostri doveri, soprattutto verso il nostro staff, che è poi la nostra famiglia, no? I nostri ragazzi, siamo circa 200 fissi qua.
abbiamo cercato di riaprire il prima possibile e l'abbiamo fatto perché poi abbiamo deciso di anticipare la cassa integrazione, quindi chissà noi quando la prenderemo, ahimè, e se le cose non girano, insomma, non è una bella situazione. Poi voi sapete che tra l'altro abbiamo una parte dell'azienda che è dedicata normalmente a banqueting e catering che dove viaggiamo, andiamo in tutto il mondo addirittura. Invece il banqueting è dedicato soprattutto alla zona della Cantalupa, che è il ristorante attiguo da Vittorio. È una zona molto bella, piscina, un bel porticato, e un bel loggione, e lì facciamo eventi, matrimoni, serate a tema. Lì ho dedicato circa 30 persone di quelle 200 che vi ho detto, e quindi nasceva il problema di come utilizzarle, come poter tenerle attive, non lasciarle a casa oppure in cassa troppo in cassa integrazione. Così ci siamo reinventati di fare questo temporary restaurant bordo piscina, dove faremo la pizza, barbecue and grill. La pizza ne faremo tre tipi, un forno napoletano a legna, classica napoletana molto idratata, è molto particolare e buona. Cercheremo di dare il massimo, poi insomma se ci riusciremo, noi ci proviamo. La teglia romana e poi faremo anche quella che si fa utilizzare adesso al vapore, addirittura fritta, poi gourmet diciamo. Oltre a delle carni che spaziano dalla Jersey a della Angus allevato in Basilicata a una chianina della Piemontese, carni che si alternano però, non ho definito... la Wagyu, anche scusa, non ho definito sul menu specificatamente cosa utilizzerò perché in base a quello che troverò meglio lo presenterò sera dopo sera ai miei ospiti. Sarà una formula molto più pop, più easy, più tranquilla, però in una bella cornice, in un via ambiente. E oltre a queste golosità, proporremo anche dei piccoli antipasti golosi, no? Acciuga, pane e burro, un pane fatto da noi strepitoso, dei frittini particolari. Dei fiori di zucca, delle verdure, anche cose però molto golose, accompagnate da bollicine italiane ed estere con pochi vini rossi, giusto per la carne. Ci siamo reinventati, ci siamo riprogrammati. Infatti parlavo prima con un collega e questa settimana l'aprire due ristoranti, così come aver aperto due ristoranti nuovi, veramente dopo due mesi quasi di letargo, perché noi siamo sempre stati attivi col delivery. Siete stati tra i primi, mi pare, proprio a implementare un delivery gigantesco, perché non vi siete limitati solo alla città di Bergamo. Tutta la Lombardia, siamo andati anche in Piemonte e in Emilia a consegnare. Perché ce l'avevamo già nel DNA. Già un po' lo facevamo saltuariamente, takeaway, delivery, e credimi, in questi momenti devi andare ad ammortizzare i costi comunque fissi, che sono veramente importanti, e cerchi di fare qualcosa, di darti da fare, di rosicchiare di qua e di là. E questo è stato quello che ci ha portato purtroppo questa brutta esperienza, questo maledetto virus. E poi adesso siamo ripartiti. Capito. E dell'esperienza da Vittorio, perché insomma voi siete veramente una macchina da guerra, perché siete declinati dalla ristorazione fine dining ma anche al banqueting proprio di alto livello sui grossi numeri. In questa formula nuova che voi state tentando di aprire, ma è anche una formula che può essere declinata e che, perché come tutti il pubblico che ci segue di ristoratori, secondo voi per quei ristoratori che adesso intraprendono queste ristorazioni, questi pop-up restaurant, come può essere la vostra attività? Quale deve essere la chiave di volta, effettivamente, lo spirito che deve caratterizzare queste nuove forme di ristorazione? Allo spirito di dare un qualcosa di diverso, di nuovo. C'è da dire che però noi siamo partiti da giovedì scorso, la gente, per la nostra esperienza, ha veramente voglia della normalità, ha voglia del ritorno alla normalità e proprio gioisce, cioè si siede, è già contenta. Cioè, sai, tante volte vai al ristorante, ci sono abbastanza atteggiamenti anche critici, insomma, io non so quanto durerà questa fase così bella e piacevole, però voglio dire, la gente veramente sorride come arriva, non gli par vero di essere seduto ancora a un tavolo in un ambiente piacevole e con luci di un certo tipo, pieno di fiori, poter chiacchierare con la propria amata, con la propria famiglia al tavolo, essere accuditi, serviti, coccolati, ed è una sensazione bellissima. Quindi ognuno di noi deve comunque ingegnarsi e cercare di,
dare il meglio di sé, comunque con la stessa passione, la stessa professionalità che si faceva 2 mesi fa. Voglio dire, in questi casi, voi lo sapete, ognuno tira fuori il meglio di sé. E devo dirvi che personalmente ho notato anche nelle persone, quelle con cui ho condiviso la quarantena, che davvero in queste situazioni tu puoi capire il meglio e il peggio delle persone. Esce tutto, no? Esce tutto. Ho avuto modo di conoscere, apprezzare o di apprezzare meglio alcune persone. Perché sì. E poi cosa ti dico? Io sanno, per me è un terno al lotto, è una scommessa. Io ci ho investito, abbiamo comprato un bel barbecue, abbiamo fatto la cartellonistica, abbiamo fatto un lancio, abbiamo fatto, insomma, tante cose stiamo facendo, ce la stiamo giocando. Non ti nascondo che la prima sera, lunedì sera, è già tutto full booking, abbiamo chiuso a 60, perché potremmo arrivare forse anche 70-80 persone, perché abbiamo degli spazi grandi, enormi, però sai, dobbiamo rodarci la prima sera, io addirittura volevo far meno. Però alcuni amici no, non puoi dirmi di no, non puoi dirmi di no, siamo arrivati a 60. Allora abbiamo colto l'occasione e cosa facciamo? Aiutati anche dalla Maison Moët, devolviamo l'intero incasso della serata all'ospedale Maggiore Papa Giovanni. La prima serata la diamo a loro, sperando di raccogliere ancora qualcosa, oltre alle attività sociali che abbiamo fatto in questo periodo. Esatto. Speriamo, speriamo. No, senz'altro, beh, una partenza veramente bella, perché bella in tutti i punti, dalla convivialità che ci hai raccontato, dalla voglia che la gente ha, perché al di là del cibo, perché il cibo sicuramente in questo periodo ha avuto una valenza veramente quasi focale, i social l'abbiamo visto, erano intasati, cioè dal paradosso del lievito di birra che non si trova nei supermercati, tutti parlavano di cibo e tutti hanno fatto cibo. Però forse c'era quel desiderio che magari con la vostra adesso nuova realtà di convivialità, di poter viverlo appieno, ma a 360 gradi, quello che veramente era l'esperienza ristorativa. Un'esperienza ristorativa invece che chiedo a Stefano, lì a Shanghai, forse non ha mai smesso, perché la percezione che voi avete avuto, avete vissuto questa crisi è stata completamente, non dico opposta, perché vedevo oggi una chiusura al 24 gennaio, una riapertura al 10 di febbraio. Com'è andata? Sì, assolutamente è andata così. C'è da dire che la città di Shanghai non è mai entrata in un vero lockdown, quindi non è mai stata colpita fortemente da questa situazione. Però nel primo periodo, quindi nei primi 2 mesi soprattutto, la gente si è messa in autoquarantena da sola. Bisogna ricordare che la gente aveva paura di uscire. Io ho vissuto i primi 4 giorni qua a Shanghai di questa realtà, di questo Covid, e mi ricordo che in giro non c'era nessuno. Cioè, faceva quasi paura uscire di sera, perché sentivi che c'era nell'aria qualcosa di strano. Il ristorante, è vero, è rimasto chiuso solamente 2 settimane, però il mese di febbraio con la riapertura e lo stesso marzo sono stati mesi difficili. Io non ero qua a Shanghai perché al momento ero già rientrato in Italia, però tutti i giorni eravamo in contatto con i nostri colleghi qua a Shanghai, e tanti ragazzi erano dalle loro famiglie, perché allo stesso tempo c'era la festività del Capodanno cinese, quindi tante famiglie non erano a Shanghai, però l'affluenza al ristorante purtroppo è stata bassa. Quindi febbraio si facevano 4, 6, 8 coperti al giorno, marzo un pochino di più, e allo stesso tempo chiaramente al ristorante lavoravano, possiamo dire, il 20%, 25% dei dipendenti. Anche loro qua sono stati messi in una sorta di cassa integrazione, quindi è stato garantito un minimo salariale, che però veniva dato tutto dall'azienda, e poi piano piano ad aprile, quindi dopo poco, dopo nemmeno di 2 mesi, ad aprile si sono viste le prime giornate di sole e le prime giornate di affollamento. Quindi, dai, se posso aggiungere una cosa, il fatto di aprire, cercare anche di aprire subito, è perché noi eravamo in collegamento con Stefano e con gli altri ragazzi, Enrico, Francesco, Lanna, e ci raccontavano
che le cose si muovevano, stavano andando meglio, no? Quindi siccome loro, sai, sono partiti un mese e mezzo prima o due mesi prima, ho detto se poi l'onda va così anche da noi, e ci faceva ben sperare. Io sono fiducioso. Da noi, secondo me, fino a settembre, insomma, le cose non saranno ancora a posto e si soffrirà un po', soprattutto per quanto riguarda catering e banking, che per adesso sono azzerati. Però se funziona come a Shanghai, la cosa mi fa ben sperare. No, Stefano? Ne parlavamo? Sì, assolutamente. Noi possiamo dire che stiamo vivendo... Ah, scusa, prego. Stavo dicendo che stiamo vivendo una realtà... Vogliamo anche un po' fortunata, perché già ad aprile abbiamo visto una grande ripresa e nel mese di maggio invece c'è stata un'esplosione, siamo pieni, possiamo dire completi, pranzo e cena quasi tutti i giorni, e chiaramente siamo tornati ad aprile, abbiamo lavorato sul cambio carta, siamo arrivati tutti con uno spirito di fare quel qualcosa in più, di cercare di dare quel qualcosa in più per catturare più clientela possibile. Siamo anche noi inventate delle iniziative un po' di solidarietà o fare quel qualcosina in più per attirare una clientela anche nuova. Perché esatto, comunque... Stefano, quali possono essere queste nuove forme di fidelizzazione? Mi rivolgo, visto che tu sei un ristoratore italiano all'estero e quel comparto del Made in Italy che lavora nella ristorazione italiana nel mondo, effettivamente da dati che noi abbiamo un po' incrociato è secondo solo alla cucina cinese, cioè la cucina italiana all'estero è la seconda cucina più diffusa, proprio come coefficiente di penetrazione. Nel mondo internazionale, adesso nel caso tuo quello cinese, secondo te quali possono essere le forme di nuove, perché ovviamente la percezione ristorativa adesso è cambiata, quali possono essere le forme di fidelizzazione del cliente cinese nel tuo caso, per far ripartire anche dei suggerimenti che possono essere dati a coloro che ci ascoltano e che magari hanno un ristorante all'estero? Assolutamente. Quello che abbiamo cercato di fare noi è un po' quello che abbiamo imparato alla casa madre. Diciamo il percorso è stato, fra poco compieremo un anno di attività, e quindi il fatto della fidelizzazione è un po' un punto fermo del nostro lavoro quotidiano. Iniziative che abbiamo fatto in particolare, diciamo mese di febbraio-marzo, abbiamo fatto girare qualche ricetta italiana sui social cinesi, quindi sui chat, su delle piattaforme cinesi, per farci sentire vicini al pubblico che era a casa, e abbiamo avuto un gran riscontro, perché comunque abbiamo mandato ogni settimana mandavamo delle ricette e la gente poi ci rimandava le foto di come le faceva, quindi clienti nostri che cercavamo di tenere vicini. Poi quando siamo tornati al lavoro, quello che abbiamo continuato a fare è mettercela tutta e cercare di fare il meglio possibile per mantenere la clientela che abbiamo e catturare quella che ogni giorno può arrivare. Enrico, quando voi avete... Sì, scusa, prego. Fidelizzazione. Sai, è un po' come diceva lui, no? Noi partiamo da una casa madre che, ma a me stesso, mio padre mi ha insegnato così. La fidelizzazione per noi cosa vuol dire? Vuol dire che quando arriva il cliente, che varca la soglia del nostro ristorante, c'è un'accoglienza tale, un riconoscimento, il chiamarlo per nome, l'accoglio, sapere cosa piace a lui, cosa non piace, cosa desidera, quando desidera, che gli fanno veramente piacere loro. Poi Stefano, per esempio, ha imparato che quando arriva questo cliente che ormai dobbiamo fidelizzare o fidelizzato, sa cosa apprezza, se c'è qualche novità, va lui al tavolo, gliela porta. Cioè noi non siamo mai stati di grandi pubblicità, ma la pubblicità la si fa al tavolo, la si fa al ristorante, lo si fa coccolando l'ospite quando arriva. E più tu lo riconosci, più lo identifichi, più lo coccoli in quello che piace a lui, se li vinci, sai che torna poi quello, no Stefano? Assolutamente. D'altronde anche i vostri cavalli di battaglia, anche i signature dish che vi hanno resi anche famosi nel mondo, sono veramente piatti molto chiari, ma anche in qualche modo anche comfort food, qualcosa che è immediato, che dà una piacevolezza, anche una golosità. Spesso, Enrico, nelle tue parole traspare sempre questo aggettivo goloso, che sta alla base della bontà, della ricchezza della nostra cucina.
noi, per esempio, durante la quarantena ho avuto un altro collega nostro che abbiamo salutato prima, con il quale abbiamo preparato, sperimentato tanti piatti, no? È stato delle cose, abbiamo fatto cose veramente belle. Ci sono almeno 14 piatti nuovi in carta, e perché c'era tempo di fare, però come non mai. La cosa che mi ha dato più soddisfazione, tu sai cos'è? È un tipo di pane nuovo, ok? Cotto in pentola ghisa, col proprio vapore, crea una crosta talmente bella che quando lo diamo coi paccheri, la gente sviene. E parliamo di una pasta al pomodoro. Ma capisci che oggi un signore, erano in sei, una bellissima famiglia, due bei ragazzi con due bellissime ragazze, mamma e papà, e hanno decantato i paccheri. Cioè, questo se li sognava durante la quarantena. Ma io non vedevo l'ora di uscire. Bello tutto, bravi, buoni, quello che vuoi tu, dammi l'uovo logo, il caviale, ma io voglio il pacchero, voglio fare la scarpetta, e godeva questo, mentre faceva la scarpetta con questo pane, io lo guardavo e mi sono commosso, perché lui si commuove, cioè è troppo bello. Sensazioni di una semplicità, ma la semplicità che va diretta al cuore e nella testa, ed è una cosa bellissima. La fanno qua anche in Cina, la scarpetta. Esatto, infatti. Cioè, loro fanno un pane in Cina strepitoso. Loro fanno una cosa anche loro eccezionale. Eccezionale. Infatti, voi quando avete deciso, qual era il concetto di fondo quando avete deciso di aprire, magari, e che cosa, Stefano, magari ti aspettavi te quando, visto che tu arrivavi dalla realtà di St. Moritz, quindi anche lì fuori dall'Italia, su che cosa è che principalmente avete scommesso? Su che cosa deve scommettere un ristorante italiano all'estero? Beh, sicuramente, poi Chico mi correggerà, però sicuramente qualità, accoglienza, come già Chico ha detto, e ospitalità. Chico, aiutami. No, ma è... ormai è un po' di anni che io e lui ci conosciamo e lavoriamo insieme, abbiamo girato il mondo, ma veramente abbiamo cucinato, forse manca l'Antartide, poi abbiamo cucinato. Quando tu arrivi con la cucina italiana, la gente impazzisce. Noi abbiamo la fortuna, per chi fa il nostro mestiere, di farlo nel paese più bello al mondo per quanto riguarda il comparto agroitico-alimentare, l'inogastronomia. Nessun paese ha tanto valore come il nostro. Infatti i nostri prodotti sono i più copiati al mondo. Perché? Perché sono i migliori, tra i migliori. Poi anche altri paesi hanno delle cose eccezionali, anche l'amico Rodolfo, per l'amor di Dio, tutti hanno dei paesi delle cose eccezionali, però veramente a noi non manca nulla. La cosa che ci manca è di avere una rete commerciale che ci aiuti all'estero, perché per esempio anche col servizio, scusate, faccio un passo indietro, anche col servizio, i migliori general manager dei ristoranti americani, francesi, inglesi, chi sono? Italiani, perché hanno un modo, un approccio, hanno un calore che altri non hanno. Cioè è così, la maggior parte sono italiani, c'è da fare. Lo dico, mi vanto dicendolo, mi vanto proprio. E così con i prodotti, però, come ho già detto in un'altra call, a noi manca un'agenzia come era la Sopexa all'inizio, pubblica, che permetteva ai cuochi francesi di andare in tutto il mondo e trovare il loro burro, il loro foie gras, il loro carré d'agneau, i loro vini, creando un indotto economico alla Francia pazzesca. Loro l'hanno capita, loro vanno avanti. In Italia non l'abbiamo ancora capita. Non riusciamo a partire. E in Cina invece il rapporto tra ristoratori com'è? O magari tra ristoratori italiani all'estero? Ma sinceramente c'è un buon rapporto sia tra ristoratori italiani che ristoratori esteri, quindi ristoratori che arrivano un po' dappertutto. Io ho tanti colleghi francesi con cui ho instaurato un buon rapporto, italiani, gli italiani siamo tanti, ma francesi sono di più, e loro come comunità sono un po' più forti rispetto alla comunità italiana. Sono arrivati anche prima a Shanghai, tanto che c'è la concessione francese a Shanghai. E però ci si confronta tante volte, se c'è bisogno di una mano. Io quando sono arrivato sono stato accolto molto bene da tanti colleghi italiani che mi hanno dato sia manforto sia aiuto nella ricerca di alcune materie prime. Quindi devo dire che secondo me c'è una grande realtà gastronomica, e andando negli anni migliorerà.
cliente conosce, un cliente che viaggia, è interessato e amano l'Italia. Sono clienti che mi raccontano di viaggi in Italia in posti dove non sono mai andato nemmeno io. Quindi amano proprio l'Italia. Enrico, sì, l'ultima domanda, perché so che poi tu... Ah, prego. No, sì, scusa. Voglio dire che secondo me, come diceva Stefano, in Cina, in modo particolare, avviene un po' come è avvenuta quella rivolta dei boxer. Non so se tu hai visto la storia, no? di tutte le nazioni europee che si sono unite a Roccaforte contro questa rivolta cinese, no? Perché ci si sente un po' tutti europei, quindi è più forte il legame in Cina tra noi pochi europei. E questo fa molto piacere. Un aneddoto: noi siamo arrivati in Cina, dove c'è uno dei grandi, grandi, grandi chef italiani, è Bombana. Bombana è della stessa città nostra, di Clusone, è un caro amico, io lo conoscevo ancora in tempi non sospetti, ancora prima delle Tre Stelle, ho fatto con lui diverse manifestazioni. Quando abbiamo aperto Shanghai, io ero qua in Italia, avevo i miei ragazzi, il nostro partner faceva recruiter in Cina, mi sono arrivati dei curriculum dove vedevo, poi ho visto Bombana, ho detto, fermiamo il mondo qua, io non rovino l'amicizia per 2-3 cuochi, e Stefano ride perché lo sa. Ho alzato il telefono, ho chiamato Bombana, ho detto, guarda, mi succede così così, stanno facendo reclutamento e sta facendo intervista anche i tuoi. Mi ha detto alcuni sì, alcuni no, ma ho detto, Chico, questi che ti dico andrebbero via comunque, piuttosto che vadano in un'altra parte, è meglio che vengano da te. E così è stato, capisci? Perché veramente c'è un rispetto tra di noi molto forte. Non rovinerei mai il rapporto interpersonale per uno staff che poi magari ti sta lì 6 mesi e poi va via, tra l'altro. Ma proprio per un rispetto che ho verso il mio collega che si è fatto un mazzo tanto ed è lì da anni e anni anche lui. Certo. Sì, c'è proprio questo principio, non è un principio, diciamo, di scavalcare la concorrenza, piuttosto che magari che qui in Italia invece sarebbe più, siamo più campanilisti, ecco, su quella, ecco, se n'è andato da quell'altro, piuttosto che... È probabilmente in Italia c'è una distinzione da fare, ci sono colleghi scorretti e colleghi corretti, ci sono, non è vero che tu, perché io ho tanti colleghi amici, che invece veramente tra di noi c'è un'etica professionale, c'è un rispetto tra di noi. Se capita ci si chiama, guarda, ascolta, mi capita così, se serve te, a me serviva un pasticcere, lui è venuto, voleva iniziare qua, io conosco molto bene il suo titolare, l'ho chiamato, mi fa, Chico, guarda, lasciamolo qua fino a gennaio, questo l'inverno scorso, perché se no sarei in difficoltà. Io gli ho detto, guarda, io non ti prendo prima, se tu vuoi torni a gennaio, se no non posso prenderti. Io questo non l'ho più visto, ma non mi interessa. Ho ancora il rapporto con il mio collega che quello mi interessava, capisci? Perché certo. È bello così. Ce ne sono altri invece che non si comportano in questo modo. E tra di noi li conosciamo tutti. Un'ultima domanda e poi ti lascio, che so che devi correre di là per il, appunto, anche per il servizio. E, il ricordo telegrafico più bello, ma forse non so se è stato il più bello, il più intenso, ecco, utilizziamo questa parola del periodo del, diciamo, febbraio, marzo, aprile appena vissuto, che avete appunto vissuto sul campo con gli ospedali lì a Bergamo. Ce ne sono tanti, guarda, uno dei più che non dimenticherò facilmente, quando io uscivo da casa, passavo davanti alla casa di mia madre, la finestra, la salutavo da fuori e lei si arrabbiava, si incazzava perché voleva venire al lavoro con me. E quindi tutte le mattine dovevamo litigare e ci emozionavamo tutti e due, però poi è passata, tornavo la sera, andavo a salutarla, è stato molto bello. Molto bello il fatto, la sera verso 7:30, 8:30 tornavo e mangiavo a cena con i miei figli. Capita una volta ogni 15 giorni, invece tutte le sere mangiavo con loro e con mia moglie, molto bello. Poi mi addormentavo sul divano e crollavo, però voglio dire, è stato bello così. Una cosa che poi vi lascio, mi ricordo, abbiamo fatto questa mensa da campo con gli ospedali, anche qui un'esperienza molto intensa, molto forte, viva, perché si viveva con la paura, cioè veramente ci si spostava da una sala all'altra, guardavi una persona con sospetto, non ti avvicinavi, proprio l'allontanavi visivamente. E abbiamo fatto sta mensa dove c'era tutta una barriera di plexiglass, e poi l'infermiero, il dottore, uno a uno andava lì in fila, si prendeva la roba e andava via. E mi ricordo che c'era questa mensa con 30-40 persone per volta seduti. Tu quando vai nelle mense, la prima cosa che avverti è il chiacchierio, il rumore, il frastuono, la risatina. C'era un silenzio tombale.
ognuno di loro immerso nei propri pensieri davanti al, loro, al proprio piatto, e la cosa mi ha colpito, mi ha dato angoscia. Cosa diversa, dopo un mese sono ritornato ancora una mattina in mensa a pranzo e c'era un'altra atmosfera, un altro modo di viverla, e lì ho capito che le cose stavano migliorando, stava pian pianino scemando un pochino e speriamo che vada avanti così. Stefano, invece, il ricordo più bello invece da quando stai con i Cerea, visto che insomma avete cucinato in tre quarti di mondo, occhio perché qui la risposta c'è, risposta finale. Allora, racconto una delle esperienze più belle quando, di quelle che abbiamo fatto all'estero insieme, forse Chicco se lo ricorda, 5 anni fa siamo stati invitati, Chicco chiaramente è stato invitato a fare delle 2 serate gastronomiche a Taipei, in Taiwan. Non dire tutto. E quindi io sono andato con lui e siamo stati giù una settimana, è stata un'esperienza fantastica. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche, e mangiato del cibo da strada, ti ricordi Chicco? A mezzanotte, l'una, era mangiato delle cose fantastiche. C'era ancora il coronavirus, mangiavamo tutte le ore, tutta la notte, sempre. Sì, per strada, cose così. Taipei è una tappa gastronomica che vi consiglio. Io conosco parte della Cina, Hong Kong, Shanghai, Pechino, ma come si mangia a Taipei, almeno come si mangiava allora, ho mangiato una cosa strepitosa. Da andarci, eh? È vero, bella, bella questa, sì. Abbiamo preso una ciucca una sera e ci hanno portato a casa in taxi e abbiamo cantato anche a karaoke, io sto natissimo. Traduco sulla ciucca perché il nostro pubblico è abbastanza eterogeneo, perché parliamo di Taipei, magari pensano sia una parola orientale, no, ciucca. Ascoltiamo. Va bene. Allora io intanto ringrazio Enrico Cerea per questo contributo, perché abbiamo cercato di parlare anche di cose concrete. Ringrazio anche Stefano Stefano, se vuoi rimanere intanto con noi per questa seconda parte, che invece ci spostiamo in un altro continente, che sarà quello del Sud America. Quindi Enrico, grazie. Aspetta, una cosa, stiamo facendo una prova, guarda. Guarda che bella pizza integrale al vapore, guarda. Vedi, siamo anche sotto ora, quindi... Ti saluto Mancini, Mancio ti saluta. Ciao Mancio. No, grazie a tutti, grazie a voi. Grazie mille. Ciao, chi buon lavoro. Grazie mille, chef. Allora, passiamo adesso alla seconda parte. Volevo salutare Rodolfo anche. Eccolo qua, aspetta che ti riattivo la... Aspetta. Sei ancora Enrico? Salutami Rodolfo, mi senti? Sì, ti sentiamo. Adesso ti sto attivando la videocamera, dovresti comparire di nuovo. Sì. Rodolfo è qui. Perfetto, ci siamo tutti. Ciao ragazzi. Io non vi vedo, volevo salutarvi. Ciao Rodolfo! Dividere questo spazio, no? Grazie mille, un piacere, veramente. Anche il mio italiano non è buono. No, va benissimo. Non è tanto buono. Dovevi praticare, io vi sogno di praticare un po' più di italiano. I wait you in Italy, Rodolfo. Grazie mille, mi piace molto. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Eccoci qua. Allora, così, che attivo anche Veronica, perché Veronica tu mi devi aiutare adesso, perché il discorso è molto più complicato. Eccoci qua, perché con l'italiano va bene, però con lo spagnolo... Non è facile. Non è facile, esatto. Non è assolutamente facile. Allora, eccoci qui. Grazie intanto. Rodolfo, ti presento un attimo ai nostri ospiti, perché abbiamo fatto un volo, siamo finiti in Cile, adesso a Santiago del Cile. Rodolfo Guzmán è lo chef del Boragò, questa realtà molto molto prestigiosa, uno forse il miglior ristorante in Cile, tra i primi 5 del Sud America, se non erro. Nella 50 best... Anche lì mondiale, siamo intorno, mi pare, alla 26esima posizione, quindi stiamo parlando di di un tempio della cucina cilena, proprio perché il merito di
Rodolfo Guzman è quello di aver riscoperto la cucina. Avremo modo di approfondire poi questa sua missione che è stata portata avanti, perché si pensa che la cucina cilena sia una cucina recente, in verità è una cucina che ingloba una tradizione originaria molto molto radicata e specifica. Cioè, questo appunto sarà anche la prima domanda che voglio farti, perché prima di passare, diciamo, a cose più tristi, che sono quelle del coronavirus, so che il Cile ha una biodiversità talmente variegata, sterminata, unica nel Sud America. Tanti pensano che Sud America sia veramente una macro area, ma il Cile, proprio tu stesso hai fatto proprio un lavoro di ricerca e catalogazione. Secondo te ci sono... No, adesso arrivo sulla domanda, Veronica. Secondo te ci sono delle affinità tra cucina italiana e cucina cilena, così in maniera provocatoria? Bueno, como la cocina de Chile es una de las cocinas que tiene una biodiversidad increíble, sobre todo en todo Sudamérica. La primera pregunta es si lo que piensa que es la relación entre la cocina de Chile y la cocina de Italia. Primo, grazie mille per condividere questo spazio con me, veramente un piacere. Il mio italiano adesso non è molto buono, devo parlare in spagnolo, mi sembra. Io ho bisogno di praticare. Effettivamente, nosotros cuando comenzamos en Paraguay hace 13 años atrás. Abbiamo cominciato da 3 anni. No, la verdad es que no, nunca nos imaginamos lo que íbamos a encontrar. Esta es una de las despensas endémicas más grandes. Ci saremmo aspettati. Y sin duda lo que hemos hecho, descubrimientos que jamás imaginamos que íbamos a conseguir. E non ci aspettavamo delle scoperte che avremmo potuto fare. Immaginate che un ingrediente significava una sola possibilità, con questa gran quantità di ingredienti, e eravamo felici. Eravamo felici quando scoprivamo che con un ingrediente avevamo solo una possibilità. Oggi in dia un ingrediente significa più di 300 possibilità. Oggi quello stesso ingrediente significa più di 300 possibilità. A principio, giusto quando cominciava l'anno 2019. All'inizio, quando avevamo cominciato? Sì, l'anno 2019, tuvimos que cambiarnos de casa, una casa completamente nuova. Ci siamo dovuti trasferire nel 2019 quando abbiamo cominciato. Uno de los impactos más grandes que tiene es que decidimos que este conocimiento era tan importante que nuestra área de investigación para el restaurante se debía transformar en un centro de investigación. Quello che abbiamo pensato è che il lavoro che avevamo fatto di ricerca per il ristorante doveva essere molto più grande, proprio un lavoro di ricerca. E questo centro di investigazione, che oggi in dia è un spazio tan grande come il ristorante, sì? Oggi questo centro di investigazione, quindi di ricerca, è uno spazio grande tanto quanto quello del ristorante. Que sí, evidentemente llevamos un año con el CIP, esto se llama CIP, ¿verdad? Nosotros le llamamos pensamos que es el propósito final del programa y el más importante. Il centro di ricerca che si chiama CIP è in effetti il progetto più importante che abbiamo. Al punto che puede explorar posibilidades económicas, sociales, culturales para toda la comunidad chilena.
è talmente importante che si possono esplorare nuove possibilità economiche e culturali per tutto il Cile. Questo centro di ricerca, Rodolfo, adesso in questa situazione sta andando ancora avanti? State lavorando contemporaneamente di ricerca e ristorazione? Bueno, mira, lo que hemos hecho en este instante es tal cual como el cuento de la Bella Durmiente. Hemos puesto a dormir el Boragó y lo vamos a despertar cuando pueda despertar. In questo momento abbiamo utilizzato la stessa logica per entrambi, quindi abbiamo messo a dormire entrambe le realtà e andremo a riprenderle nello stesso momento. Por lo tanto, habíamos pensado muchos proyectos relacionados al CIF para los próximos 5 años, y a pesar de que la ciudad está en un completo lockdown, el CIF hoy día tenemos un permiso para poder trabajar, seguir trabajando en nuestra área de investigación y dedicarnos a estos proyectos. Il centro di ricerca ha una pianificazione di circa 5 anni, quindi con questo blocco abbiamo chiesto di poter riprendere l'attività perché i progetti sono molti. I tuoi collaboratori adesso come stanno vivendo questo periodo? Nosotros pensamos que en este instante lo más importante de todo es que nos enfoquemos en estas posibilidades para poder transmitir estos conocimientos que no tendrían ningún sentido que se quedaran en las 4 paredes del restaurante, porque todos ellos se basan en comida más deliciosa y en ingredientes que nunca hemos usado para el consumo humano en Chile. Che dobbiamo fare in questo momento è focalizzarsi su questa trasmissione di queste informazioni che sono molto importanti per scoprire dei gusti, dei sapori, degli ingredienti nuovi per tutto il Cile. Por lo tanto, con respecto alla pregunta che mi haces, todos nuestros esfuerzos ahora están puestos en que estos proyectos tomen mucha fuerza y poder buscar el financiamiento, ya sea dentro de Chile o con otras compañías afuera de Chile, porque de esto se pueden beneficiar muchas personas, principalmente los niños y los adultos mayores. Quindi il maggior sforzo che stiamo facendo adesso è quello di promuovere questo progetto di ricerca affinché tenga per poter essere promosso sia a livello nazionale che internazionale, perché è il progetto che potrà dare maggiori benefici a entrambi gli adulti e i bambini. Da dove secondo te la ristorazione, penso anche alla ristorazione cilena di Santiago, perché sicuramente Santiago è il centro gastronomico della tua nazione, da dove potrà ripartire? Quale sarà il nuovo punto di partenza dopo questa crisi? Da dove si dovrà ripartire? Bueno, mira, io credo che lo más importante entender es que el mundo conoce el COVID saliendo desde el invierno, ¿verdad? Desde una perspectiva del hemisferio norte, ¿verdad? Donde... Está invierno de eso, ¿no? Saliendo del invierno hacia el verano, pero lo que el mundo no conoce es lo que estamos viviendo hoy día en el hemisferio sur, donde es saliendo desde el verano, entrando al invierno, ¿verdad? Y Chile, en el caso de nosotros, piensa que es otoño, empieza a hacer frío y el invierno viene en camino. Te recuerdo que Santiago, alrededor, en los cerros y en las montañas, están los Andes, ¿verdad? Cae mucha nieve y eso es frío, ¿cierto? Entonces yo tengo la sensación que probablemente nuestro periodo para los restaurantes va a ser un periodo duro, difícil y con una vuelta
que probablemente el hemisferio norte nos va a enseñar mucho. Diciamo che la differenza della situazione del Covid in Sud America rispetto al resto del mondo è che Sud America si trova dall'altra parte dell'emisfero, quindi in questo momento loro sono in inverno, quindi non si sa esattamente, stanno uscendo dall'estate entrando nell'inverno, mentre da noi è successo esattamente l'opposto, quindi il mondo non conosce cosa questo virus potrà portare in questa direzione. Ricordiamoci che il Cile si trova nel mezzo delle Ande, quindi comunque nel Sud America è il paese più freddo, quindi si spera, lui pensa che saranno mesi difficili quelli che verranno, però spera che anche l'esperienza del resto del mondo possa essere utilizzata anche per risollevarsi nel suo paese. Le forme di, sono state inaugurate delle forme nuove di ristorazione da voi, delivery, take away, qualcosa di per cercare di far continuare la macchina ristorativa cilena o sudamericana? Se han encontrado nuevas formas de restauración, como el delivery y el takeaway, para que no se pare completamente la restauración. Sí, sin duda. Yo creo que este es un modelo en el mundo que está acá para quedarse de alguna manera. Yo siento que esta situación, de alguna manera, va a permanecer por un buen tiempo. No es ninguna novedad, pero vamos a tener que resistir una crisis económica durante un periodo muy prolongado, ¿cierto? Vinculada a las fronteras de los países que están cerradas. Diciamo che sicuramente questa situazione sarà una situazione prolungata che porterà il paese a una crisi economica importante e sarà necessario trovare nuove forme per poter, diciamo, compensare questa situazione. Ora, io credo che la cocina a livello mondiale vamos a enfrentar muchos retos. Y probablemente el más importante de todos es cómo va a ser nuestro regreso a una situación económica cuando las cosas se estabilicen, ¿verdad? Sin duda, esto da una nueva entrada a la tecnología. Se adelantaron los tiempos, quizás que estaban planificados para los años siguientes, y en ese sentido tengo la sensación que los cocineros tenemos una misión bastante importante. Diciamo che in questa situazione il confronto internazionale è certamente importante. E quello che è anche importante capire come sarà il ritorno alla normalità, sempre, diciamo, in ottica di relazioni internazionali. E un tema che non è da sottovalutare è che oggi c'è stato un ritorno alla tecnologia, probabilmente anticipando i tempi di sviluppo di questa appunto la tecnologia stessa, e in tutta questa situazione i cuochi hanno una missione certamente importante. Io también, perdona que me robo un poco de tiempo, pero hace poco salía hablando uno de los guitarristas más importantes de los 90, que es Tom Morello, y decía, ¿sabes qué? La gente joven ya no quiere pasar 8 horas frente a una guitarra. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Acaso la tecnología va a reemplazar a Jimi Hendrix, a Eddie Van Halen? ¿Ya no van a haber más? Entonces, cuando te digo esto, yo tengo la sensación de que, al menos te puedo hablar desde nuestra perspectiva, cuando el bravo despierte y pueda despertar, esta va a ser nuestra misión. Que motivar, enseñar realmente aquellas cosas que la tecnología simplemente no puede reemplazar porque somos seres humanos. Yo creo que lo más importante en estos tiempos, en esta vuelta, es transmitir a la humanidad por qué los seres humanos somos tan importantes en relación a la tecnología.
Per rispondere a questa domanda, scusate se insisto sul tema, ma ci tengo molto, faccio riferimento per esempio al chitarrista Tom Morello, un grande chitarrista, che dice che i giovani non vogliono più perdere tempo nella pratica, ma più hanno sostituito diciamo, la tecnologia a questa pratica. Diciamo che dalla nostra prospettiva quello che dobbiamo fare è imparare a motivare, a insegnare alle persone, a fargli capire il ruolo dell'essere umano, cioè fargli capire che cosa è importante nel nostro tempo al di là della tecnologia. La percezione, prima con Stefano che parlavamo da Shanghai, la ripresa è stata molto veloce, diciamo, dalla chiusura del ristorante alla sua apertura. Pensi che lo stesso avverrà anche in Cile, nel tuo ristorante? Pensi che questa ripresa, cioè il Boragò, adesso non so da quanto tempo voi siete chiusi, da quanto tempo abbiate chiuso. Pensi che ci sarà una ripresa veloce o pensi di implementare delle nuove forme per gradualmente riaprire? Mira, yo tengo la sensación que todos tendemos a pensar muchas, muchas cosas y está lleno de expertos siempre, pero creo que nadie tiene la respuesta. Siempre hay una premisa con la cual nosotros en el restaurante, en el Boragón, nos sentimos muy identificados, que es todo lo que nosotros hacemos. Toda nuestra comida está en un permanente cambio, siempre debe cambiar. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer ahora no es nada nuevo. Tenemos siempre que cambiar para pertenecer a lo que es realmente el core del programa. Y en ese sentido, creo que el tiempo va a definir mucho mejor que nosotros cómo va a ser ese regreso. Sin duda, va a tener que ser con la humildad y con el oficio que los cocineros debemos de tener y pensando siempre en el aquí y ahora. Diciamo che per rispondere alla domanda di come sarà la ripresa, probabilmente in questo momento non sa nessuno come sarà questa ripresa, però la premessa che ci tengo a fare è che in generale quello che facciamo, il cibo che mangiamo e come lo prepariamo per natura cambia, quindi sicuramente dovremmo ridefinire anche questi termini in un ritorno alla normalità, tenendo sempre di riferimento l'umanità della professione e anche le nostre abilità. Ti faccio un'ultima domanda, Rodolfo. Secondo te, come cambierà il fattore umano la sala al Boragò dopo questa? Come lo vorresti? Come vorresti te vedere come chef, come anche responsabile di questo progetto di ricerca che stai facendo? Come cambierà il rapporto con il cliente? Yo creo que en el corto plazo, sin duda que va a cambiar mucho, ¿verdad? Van a ver, probablemente, esto va a depender de la vacuna, ¿verdad? Del antídoto, en qué momento, en cuánto tiempo más aparezca, ¿cierto? Y eso no lo podemos decir, no podemos ver el futuro, pero en el corto plazo probablemente van a haber exigencias que cada país va a tener en base a su realidad sanitaria y bueno, tendremos que adaptarnos, ¿cierto? Y en el largo plazo, si las cosas mejoran, como la humanidad siempre ha tenido la posibilidad de salir adelante, buscaremos la forma para sentirnos cómodos. Y seguir conectados a nuestra alma mater, ¿verdad? Diciamo che sicuramente nel breve termine la sala avrà un impatto, cioè questa situazione sulla sala avrà un impatto, e
che andrà a che durerà tanto quanto probabilmente non si troverà una cura al virus, ma questo insomma non lo sappiamo. E ogni paese dovrà adattarsi secondo la realtà sanitaria che si trova nel proprio paese. Se invece parliamo del lungo termine, insomma, dobbiamo capire, guardare avanti e troveremo il modo, diciamo, di adattarci a questa situazione. Bene. Grazie, io spero che ci sarà ancora, ci sarà sempre il cordero al palo però, al Boragò. Sì, adesso è parte della caccia, sempre deve essere così. Scusate, era un piccolo inciso gastronomico, però vabbè, era fanno l'agnello patagonico, al Boragò. E allora io ringrazio Rodolfo e ringrazio Stefano. Con questa ultima domanda abbiamo anche Veronica, perché effettivamente Veronica è stato preziosissimo il tuo contributo. E con l'ultima domanda fatta a Rodolfo abbiamo anticipato quello che sarà l'argomento del nostro ultimo appuntamento che avremo giovedì prossimo di questi Alma Talks, che sarà incentrato sulla sala. Abbiamo avuto ospiti cuochi, ingegneri di sicurezza alimentare, veramente registi teatrali, ma l'altro 50%, forse anche il 60% dell'esperienza ristorativa lo fa non solo la cucina ma la sala. Quindi andremo a parlare con grandi figure della sala internazionale, con giornalisti anche della critica gastronomica, che sono forse le figure che poi vanno a interpretare questi trend del mercato, e soprattutto andremo a capire quale sarà il nuovo rapporto che i clienti avranno con la ristorazione. Ringrazio di nuovo i nostri ospiti, grazie mille Rodolfo, grazie Stefano, grazie Veronica e grazie a tutti voi per averci seguito. Buonasera. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, piacere, veramente, grazie mille. Grazie. Ciao, ciao, ciao.